Bueno, nos toca ahora, porque ya entramos en la recta final hacia las 7 de la tarde, nos toca ahora un poquitito de idioma, ¿no? En esta oportunidad, otra vez, por suerte, italiano. Y está con nosotros nuestra profe Viviana Scone. ¿Cómo te va, Vivi? Buonasera. ¿Cómo estás? Buonasera. ¿Voi come state? Tutto bene. Benissimo. Perfetto, benissimo. Mi fa piacere. Ok, oggi, sì, un giorno speciale, abbiamo portato un po' del clima, del tempo e dell'abbigliamento. Che cos'è abbigliamento? Vestimenta, indumentaria. Abbigliamento. 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 E quindi, infatti, che mi metto? Apro l'armadio, vedo il clima, miro il tempo, apro l'armadio, apro il placario, che mi metto? ¿Qué me meto es? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Ah, ¿Qué me meto? ¿Qué me meto? Parecido. E vediamo un po', la prima cosa a vedere, oggi parliamo sulle stagioni, le quattro stagioni. A ver, chicos, la próxima placa, porfi. A ver, le quattro stagioni. E ascoltate sottofondo la musica di Antonio Vivaldi, con le quattro stagioni. E il compuso le quattro stagioni, no? Abbiamo la primavera. Igual. 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 L'estate, il verano. Ah, l'estate. 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 L'estate italiana. Perfetto. Signora, il mondiale, la canzone del mondiale. Mi viene. L'estate italiano. Sì, era così. Ok, no? Sì, l'estate italiana. Ahí está, grazie a tutti. Poi abbiamo l'autunno, es el otoño. No, perché allá jugaron en verano. Era claro, el verano, ¿no? En Italia, fue en junio, obviamente en Europa. Claro. Entonces la canción era el verano italiano. Estaba referida también, no es, hacía referencia. El estate no es el estadio, no, claramente. No, el estate es el verano. Verano, no, yo explico para que la gente entienda más. Es lo que más estamos hablando del verano, no del estadio. ¿Cómo es el estadio? Lo stadio. No, decía el estate. El estadio. Claro. Esatto. Ok, l'autunno, quindi l'autunno e l'otoño, e l'inverno. Allora, vamo a pronunciarlo nosotros, per se ne sale. Vabbè, dai. Andrea, allora, la primavera. L'estate, l'autunno, l'inverno. L'inverno. Vicky? Inverno. Vicky? La primavera, l'estate, l'autunno. Lo pedí que tiene una cadencia, ¿no, André? Claro, y además levantando un poquito la voz, porque el italiano es... Claro, y salsa, es sangre caliente. Con pasión. Es ristretto. Sí, sí. No, eso no. Limoncello. La primavera... Ponelo acá. La primavera. Ahí está. L'estate. Sí. L'autunno. Sí. L'inverno. L'inverno. Ecco, la cosa importante es saber que, como en castellano el sonido entre la B larga y la B corta es un poco confundido, no se diferencia bien, en italiano sí se diferencia. La B corta es V con la paleta para afuera. Inverno. V, inverno. Inverno. ¿Sí? Inverno. Y en cambio, la B larga, como por ejemplo bacio, que es beso. Bacio. Con los labios cerrados. Apretados. Bacio. Bacio. Exactamente, esa es la diferencia. Está bueno. Ok, y les traje la música de Antonio Vivaldi, ¿por qué? Porque Antonio Vivaldi, que escribió Le Quattro Stagioni, nació en Venecia, a Venecia. Uh-huh. Y quindi era a propósito de Le Quattro Stagioni. Ok, la prima cosa que vediamo, allora, cuando dobbiamo vedere, apriamo l'armadio, cuando abrimos el placar, y tenemos que ver qué ponernos, qué mi metto. ¿Qué me meto? ¿Qué me meto? Devo pensare al tempo, al clima. Guardo fuori dalla finestra, miro por la ventana. Oggi che giorno fa? Che tempo fa? Che tempo fa? Che tempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué clima hay? Exacto. ¿Qué tempo fa? Sí. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien por teléfono, yo estoy, por ejemplo, en Roma y hablo con alguien de Milano. ¿Qué tempo fa da te? ¿Qué tiempo hace de vos, no? De ahí en Milano. Ok, allora, prima cosa, è sereno. L'immagine, bello, il cielo sereno. Che chiede di sereno? Calmato, non hai nuvole, non hai nulla. Pescato, diciamo. Hermoso, esatto. Poi c'è il sole, quindi
Oggi c'è il sole. C'è il sole. C'è il sole. Hay sole, eso quiere decir. Hay sol. Hay sol. Hay sol. Sol. También se puede decir, que no está acá en la placa, soleggiato. Oggi è soleggiato. Soleggiato significa que hay sol también. Ah. ¿Y pero cuál es la diferencia? Soleado. Sí, soleado, exacto. Ah, ok. Soleado, c'è il sole, hay sol, soleado es igual. C'è il sole. Ajá. Quindi fa caldo. Fa caldo, eso sí. Qué caldo que fa. También es una expresión, ¿no? Qué caldo. Ok, allora, che mi metto quando è estate, per esempio, e fa caldo? Sì. Prossima placa? La bikini. Prossima placa. La bikini. Esattamente, una bikini, il costume da bagno. Costume per andare da bagno. In piscina, per andare alla pileta, al mare. Costume da bagno. In costume da bagno. E la maglia di hombre si dice lo mismo? Costume da bagno, sì. Da bagno, da bagno. Ok. Per esempio, per gli uomini abbiamo le camicie, jeans, pantaloncini corti. Camicie. Camicie, certo, camicie. Una camicia. È un elegante, come è? Elegante, casual. Elegante, hai diverse forme di vestirsi, no? Elegante, casual o sportivo. Ah, sportivo. Elegante casual. È uguale che in castellano, casual también, sì. Más o menos casual. E sportivo è deportivo. Ah. No, casual. 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 Poi abbiamo la camicia, un po' più da vestire, no? Per salire, il jeans. E in questo caso, come il muchacho, anche la chica, le scarpe da ginnastica. Che è? Scarpe da ginnastica, sono le zapatillas. Ah. Che normalmente si usa más per salire per la notte, eccetera. Entonces, tenemos, por ejemplo, de este lado, del lado de la chica, tenemos un cappello. Importante per il sole, attenzione, cappello per proteggersi. Perdón, io la gorra si dice igual? Berretto. Berretto. Berretto è la gorra. Esatto. Berretto. Poi abbiamo occhiali da sole. Antiojos. Antiojos di sole, sì. Occhiali da sole, importante. Algo liviano, qualcosa di leggero, maglietta. Maglietta, che è una remera? Una remerita, sì, una remera. Pantaloncini corti, un shortcito. Y la borsa, la scarpe da ginnastica, anche también la chica. Qualcosa di ancora di più fresco, come le ragazze, un abito. Abito. Un abito d'estate, un abito per i giorni di caldo, no? Un vestidito. Un vestito? Un vestidito. Come il de Vicky. Esattamente. Andrea también, no? Esatto. Un abito. Per eso dico, come le ragazze. Ah. Ok, e poi come scarpe possiamo usare l'infradito. Per andare sulla spiaggia, al mare. Eso que, infradito che sono le sojotas? Las sojotas, son las sojotas. Come una sandalia. E sandali, sandalias, che può essere masculina o femminina, però si sono sempre sandali. Ok, adesso vediamo tutto il contrario. Fa freddo, pieno freddo, inverno. Pieno inverno e fa moltissimo freddo. Allora, per esempio... è un detto, no? Una forma di dire che se molto frio fa un freddo cane. Ah, cane è perro. Sì. Ah, un frío de perros. Sí, un frío de perros. Como una expresión. Es una expresión. Como un frío de loco. Es una forma de dire, es una expresión, una forma de decir. Fa un freddo cane. Y en otras ocasiones, en lugares por ahí donde nieva, nevica. 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 Cae la nieve, es claro. Ah, nevica. La neve sería la nieve. Nevica. Nevica. Perfecto. Quindi cosa ci mettiamo? Che mi metto se fa freddo? Ah. Poi abbiamo, apriamo l'armadio. Molti. Molto, c'è molto da mettersi. Allora, vediamo un po'. Partiamo dalla cosa più semplice, Una maglia, no? È algo livianito, è algo di mangas largas. Para, come si pronuncia? Maglia. 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 ¿Como doble I? Como doble E. ¿Vieron que, bueno, nosotros acá en Capital pronunciamos, por ejemplo, malla, lluvia? Maglia. Claro, pero sería como se pronuncia en otros lugares, lluvia. Tenía muy parecido el sonido, ¿no? Muy bien. ¿Cómo eso? Exactamente, maglia. Pantaloni, lógicamente, los pantalones tenemos que poner porque hace frío, fa freddo. E possiamo metterci un cappotto, un tapado, con, forse con stivaletti o stivali. Ah, perfetto. No? I stivaletti sono más altas. Son más bajitos, sì. Stivali sono más largos. E la borsa, come sempre, per le ragazze. E poi abbiamo, invece, possiamo metterci anche un maglione. Il maglione è algo más pesado, di lana. Así que podemos ponernos un maglione. Bien. No, esperen, no me pasen la... Todavía no.
la placa anterior, porfi. Y tenemos una felpa per qualcosa più di sportivo, una felpa, un giubbotto, guanti e cappello. O berretto, sì. Igual, della misma manera, guanti e cappello. Esatto. Perfetto. Lo che mi chiedo di dirle è che, per esempio, Milano è considerata come la sede della moda. Sì. Así que es muy importante y hay un lugar que se llama Cuadrilátero d'Oro, que es el centro donde están las mejores marcas y los mejores talleres de costura de la alta moda. Así que es lindo para conocer. Muchos modistas, modistos van allá a mirar las colecciones. Exactamente. Inspirarse. Inspirarse también. Exactamente. Bien. Vivi, gracias. Gracias. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Adiós. Chao, ragazzi. Chao, a presto. Chao. Bueno, antes de irnos, vamos a hablar...